iniziato e già rinviato il processo partito dall'inchiesta della Procura di Napoli sulla presunta associazione segreta cosiddetta P4. Resta quindi in carcere Alfonso Papa, il deputato PDL finito 100 giorni fa dietro le sbarre del carcere di Poggioreale per i reati di concussione, corruzione ed estorsione. Per un difetto di notifiche è stata respinta la richiesta di cancellazione della misura cautelare in carcere. Nel processo che ha saltato l'udienza preliminare per il rito abbreviato, Papa compare come imputato assieme a Luigi Bisignani, ora agli arresti domiciliari, ma la difesa del lobbista ha presentato richiesta di patteggiamento e il tribunale ha deciso di separare le due posizioni. Dunque, solo per il parlamentare del PDL, ex magistrato, il processo riprenderà l'8 novembre davanti a un diverso collegio. Bisignani evidentemente ha concordato con il pubblico ministero prima e fuori da questo processo le sue strategie difensive. Sono strategie che non ci appartengono e che non condividiamo, ne prendiamo atto. Il tribunale ha impedito l'ingresso in aula ad operatori televisivi e fotografi, per questo motivo non è possibile mostrare le immagini dell'udienza. Senza manette ai polsi, barba lunga e visibilmente dimagrito, Alfonso Papa si è seduto di fianco ai suoi legali evitando la gabbia, voltandosi più volte indietro per incrociare gli sguardi della moglie e dei suoi genitori. Papa è provato perché sono 100 giorni di carcere che non sono duri, e visibilmente dimagrito, non è tanto pronto perché è dura la carcerazione. Poi probabilmente, essendo l'unico parlamentare allo Stato detenuto nella storia della nostra Unione dell'Italia, non c'è mai stato un parlamentare detenuto in attesa di giudizio. Tutti i parlamentari sono stati arrestati solo successivamente al passaggio in giudicato della sentenza e quindi in espiazione pena, oppure quando non sono stati più rieletti. Quindi l'unico parlamentare nella storia italiana che è in carcere da 100 giorni è il Papa. Una volta a casa ci sarà un'ottima energia.